La Vis Misano tra le sorprese di questo torneo, per giunta da neopromossa, mette in ginocchio anche il quotato Cervia. Il po' che è rifilato dalla formazione di casa agli ospiti non ammette storie. Lo squalificato Bucci reca indicazioni dalla tribuna, in panchina siede Maioli, assistito da Signorini. La prima azione del match di marca locale con il colpo di testa di Muccioli deviato in corner da Bragioni. Dalla distanza ci prova anche Baldini, ma Bragioni raccoglie la sfera senza problemi. Il Cervia si vede per la prima volta con questa discesa di Endoca con relativo traversone gettato dal compagno di squadra sul fondo. Il primo tempo non riserva particolari emozioni, con l'immagine a cura di Eugenio Angeli ci spostiamo nella ripresa dove il Misano va in rete, traversione di Urbinati per la testa di Muccioli che sblocca la situazione, 1-0 per la Vis. Rivediamo il replay sempre a cura di Eugenio Angeli per il gol che sblocca la situazione al minuto 5. La risposta del Cervia arriva direttamente alla punizione di Bondi, sventata in corner dall'ottimo Sacchi, ma il Misano ha la capacità di trasformare in facile tutto quello che all'apparenza sembra difficile, procurandosi il rigore del 2-0. Urbinati a dischetto non sbaglia e festeggia alla sua maniera la marcatura. Siamo sul 2-0. Il Cervia cerca di rientrare in partita, lo scambio Bondi, Valentini porta al gol di tacco di Endoca, annullato per posizione di offside di quest'ultimo. Lo stesso Endoca si ripete poco dopo con la sfera che fa la barba al palo. Poi Bragione e Braschi la combinano grossa, la prendo io, la prendi tu, ed ecco che Sempini viene atterrato in area di rigore. Altro penalty decretato per i padroni di casa, dagli 11 metri si presenta nuovamente Urbinati che trova la personale doppietta per il 3-0 Misano. Altra esultanza anomala per l'attaccante in maglia numero 9. Il Cervia reagisce con questo tiro di Braschi terminato alto. Dalla parte opposta gran calcio piazzato di Politi per il 4-0 del Misano. Gran gol davvero che merita il replay. Nel finale, espulsione che arriva dalla panchina, ma il risultato vede i padroni di casa trionfare con un netto 4-0.